Alessandro ed eccomi tornato in questo nuovissimo video. Ok, oggi siamo qui in un nuovo episodio dei 100 strati di... Ho fatto una specie di sondaggio su Telegram, Instagram e anche Facebook, quindi seguitemi sui social anche per questo. Quindi ho fatto un sondaggio in cui vi chiedevo che video avreste voluto vedere oggi, o meglio vi ho fatto scegliere se volevate vedere 100 strati di Goliador o 100 strati di Wafer, e il più votato è stato... Cento strati di Goliador. Ok, allora innanzitutto, se ne vedete qualcuna scartata, tipo queste che sono già state aperte, è perché io prima avevo già iniziato a registrarlo questo video, ma cosa ha deciso di fare la telecamera? Di scaricarsi, e non mi ha salvato il file della registrazione, quindi ricominciamo. Non avevo finito di metterla, era arrivato più o meno a 30 strati e quindi ancora non so se ci si può riuscire o no ad arrivare a 100. Inizio mettendo quelle già scartate, e comunque ovviamente tutte queste Goliador, così come tutti gli altri video che ho fatto sul cibo, non li butterò, perché le Goliador ovviamente non è che scadono velocemente, quindi ovviamente le metterò magari in una ciotola e quando mi andranno le prenderò e le mangerò, visto che hai voglia a te prima che scadono. Iniziamo con queste due Goliador, che sono, credo, la Coca-Cola. Le metto così. Farò esattamente come ho fatto con i Kit Kat, quindi due a due, perché sennò uno a uno è una cosa tipo impossibile. Tra l'altro, oh, guardate che figa sta maglietta, sempre di Breaking Bad. Siamo già a uno strato. Adesso vado a mettere il secondo strato. Questa volta lo mettiamo la liquirizia. Secondo strato messo. Ok, vorrei cercare di metterle il più precisi possibili, in modo che venga una cosa uniforme e non succeda come coi Kit Kat, che a 90 mi sono caduti, che se poi ho ricominciato e ci sono riuscito. Se non avete visto tutti gli altri video, li trovate sul mio canale, appunto. Non ho detto in descrizione perché sicuramente mi dimenticherò di metterli in descrizione, quindi... O comunque trovate le schede finali su cui potrete cliccare, troverete due video, e inoltre, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché non potete capire il casino che faccio per fare questi video, quelli dei 100 strati soprattutto. 5 strati già. Ovviamente era una cosa meno alta di quella di Kit Kat, perché questo dovremmo essere a 6 strati. Queste tre possono sembrare uguali, ma non lo sono. Cioè, tipo questa qui è più dura, questa è più fina, sono diverse leggermente, però non vorrei che mi cade tutto. 7, 8. Poi tra l'altro non potete capire per andare a comprarle il casino che ho dovuto fare, perché io pensavo di prenderle un po' da un bar e un po' da un altro, perché comprarne 100 in un unico non facevo una bella figura, ecco. Il problema è che sono andato in 3 bar e in 2 su 3 le avevano finite, mentre il terzo era pieno zeppo. E quindi io sono andato là e ne ho prese tipo tantissime. Ne ho prese più di 100, perché magari alcune mi si rompevano. Ho voluto evitare questa cosa. Ne ho prese 120. Non potete capire la figura che ho fatto davanti a tutti. Tutti, perché era pieno. Pieno di persone. Alle 6 del pomeriggio un bar è pieno di persone, non si sa perché. 24, ok, ho appena contato, siamo a 24. 24 strati, ne mancano un bel po'. 25, quindi adesso siamo esattamente a un quarto. 26 con questo. Mettiamone uno alla rosa, alla gomma da masticare. 27, 28, comunque 29 credo. Con questa dovremmo essere a 30. Quindi praticamente quasi un terzo. 31. Con queste due siamo a 32. 33. 34. 35. 36. E questa cosa non mi piace. Tra l'altro si sta storcendo. Quindi mi devo sbrigare, perché ho paura che mi si rompe tutto, visto che ce n'è una rotta praticamente all'inizio. Quindi se si rompe quella cade tutta. Poi 42 con queste due. 43. 44. 4 gatti, 45, 46, 47, 48, 49, siamo quasi a metà. Ogni volta non so perché mi fomento quando faccio queste challenge. Si sta storcendo sempre di più. Aspetta, cerchiamo di raddrizzarlo. Comunque con queste due siamo a 50, siamo a metà. 51, 52, si sta storcendo, raga. Questa cade tantissimo. Va bene, mi sono cadute, però io non mi arrendo. Come sapete, ogni volta una torre mi è caduta, ma non mi sono mai arreso. Quindi ricominciamo in modo ordinato. Che palle veramente, raga, che palle. Ma è possibile che ogni volta mi devono cadere? Non è possibile, ogni volta mi cadono ste torri del cazzo. 2 hours later. Ok, ragazzi, siamo di nuovo a 50. E comunque credo di aver capito qual è il problema
che le fa cadere. Credo che dopo un po' le Goledor cedano, si comincino a piegare e alla fine cadano. Credo sia proprio questo il problema principale. Infatti le vedo che dopo un po' cambiano proprio posizione. Non so perché le ho viste muoversi, non so se stanno avendo le allucinazioni, mi sa. Niente, regà, veramente. Vedete, è proprio un problema, cacchio. Queste dopo un po' non gliela fanno più. Regà, mi sa che questa è persa. La prima challenge dei 100 strati che perdo. 3 days later. Ok, allora, se mi cadranno un'altra volta, mi è venuta un'idea per la quale non dovrebbero proprio cadere. No, allora, infatti la vedo troppo in bilico questa torre. Ho pensato a un modo per non farle cadere. Le devo mettere precise. In che senso? Io le metto a 4, le metto a 2 a 2. Ovviamente ogni tanto sporgono, no? Ecco, non devono sporgere. Deve essere proprio esatto. E quindi so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ok, ragazzi, siamo di nuovo a 50. Comunque, come avete potuto vedere, purtroppo non ci si riesce. Mi è accaduta 4 volte. Cioè si deforma proprio da sola, capito? È una cosa incredibile. Non pensavo, io pensavo di riuscirci con le Goledor, ma invece eccola che ricade. Vedete? Cioè non... Ok, 57. Dai, veloce, veloce Alessà, veloce. Vedete? Cosa dico? Sta pendendo per di qua. E adesso cade. È una cosa incredibile. 58, 59. Eccola che cade. 89, no. Me ne è volata una. Dai, ma se può fare una sfida del genere, cazzo. 59, cioè metto una diversa perché è volata quella, non so dove è finita. Siamo a 60, ne mancano 40, cazzo. Non posso perdere a 60. Raga, continua a muoversi, non so come fare. Davvero, è una cosa incredibile. Mi sa che questa è persa, non ci prova. Non ci prova. Ragazzi, questa è la prima sfida dei 100 strati che perdo. Come avete visto, è proprio... Guardate, questa non l'ho toccata. Si è deformata, guardate quanto è storta. Ma non è l'unica, guardate questa. Questa è rimasta... Questa, guardate quanti si sono deformati questi strati a forza del peso. E quindi niente, questa è la prima sfida che perdiamo. Mi raccomando, raggiungiamo i 10.000 like per un prossimo video dei 100 strati. Passate a tutti gli altri video che comunque ci sono sempre riuscito, tranne questa volta purtroppo. E niente, lasciate like, iscrivetevi al canale e anche al mio altro canale che trovate in descrizione. Commentate consigliandomi un prossimo video da fare. Per oggi è tutto, bella!